Eccoci qua, buongiorno. Seconda puntata. Buongiorno a tutti, siamo appena arrivati a Carpi, ci sono le prime luci dell'alba e stiamo andando a trovare la signora Gabriella per la seconda puntata di A Pranzo con Te. Ci porta a casa delle signore locali per scoprire la preparazione di un pranzo in famiglia dalla spesa al caffè. In questa seconda puntata siamo a Carpi, ospiti di Cecilia e mamma Gabriella. Raccontateci un po' che cosa mangiamo oggi. Oggi mangiamo tagliatelle secche con ragù di anatra, che è una specialità appunto di Gabriella, mia madre. Poi facciamo una frittata di verdure, cuociamo il pane e poi facciamo la torta di mele e l'insalata, sì, l'insalata e la torta di mele. Dopo aver completato la spesa tra i colorati banchi del mercato del contadino di Carpi, arriviamo a casa di Cecilia, che si mette subito all'opera per preparare il pane fatto con la sua pasta madre. La pasta madre l'ho iniziata 3 anni fa, per conto mio, proprio prendendo la ricetta da internet, nel senso che ho guardato, ci sono vari siti che ti danno delle indicazioni. Ho provato a iniziarla ed effettivamente sono riuscita a portarla avanti. Per iniziare devi prendere farina, un po' d'acqua e un po' di miele o di zuccheri, qualcosa che permetta una fermentazione, permetta di iniziare la fermentazione, perché poi la fermentazione vera e propria avviene con l'aria, quindi diciamo che la sostanza zuccherina che tu aggiungi serve per iniziare questa fermentazione. Nel giro di un mese dovresti riuscire a partire. Io la uso sì per fare il pane, ogni tanto qualche dolce, soprattutto per fare il pane. Prima di entrare nel vivo della preparazione, consegniamo a Cecilia e Gabriella un piccolo omaggio, il grembiule di A Pranzo con Te, un ricordo di questa giornata trascorsa in famiglia. Invece volevo chiederti come ti è nata l'idea di avere 2 galline in casa? Chicca e cocca, perché volevo avere un animale, provare ad avere un animale, però non siamo tipi da cane, non siamo tipi da gatto. Devo dire che adesso le uova, va bene, fanno comodo, però sono anche molto simpatiche, mi piacciono, cioè mi tengono compagnia, diventano proprio degli animali domestici a tenerle così. Conoscono ormai tutti i vicini, vanno a casa dei vicini volando, quindi proprio ci siamo adattati bene. Per questo battuto, quali sono le verdure che ci vanno dentro? Cipolla, l'ho messo cipolla di rossa, che mamma sì, è ditropea, di tropea, ma è rossa, sì, che viene anche da noi. Carote, sedano, 2 specchi d'aglio. Si frulla tutto? Sì, il battuto solito per tutti, la base di tanti sughi è questo. Il ragù tradizionale come anche il ragù d'anatra che esatto. È il nostro pranzo di oggi. E quindi tu hai ereditato le doti culinarie di tua mamma? Non proprio, no. Non come lei, dici? Non come lei, anche perché io cucino un po' meno di lei. Però ho imparato da lei. Ma diciamo che sono abbastanza appassionata. Ma le tue ricette preferite? Faccio spessissimo la carbonara perché avendo le uova. Giusto. Nell'ultimo anno e mezzo l'ho fatta molto spesso. Poi cerco di fare delle cose nuove per far mangiare anche le verdure ai bimbi, quindi zuppe, torte salate con le verdure dentro, cerco di inventare. Guardo molto il giornale oppure Google, vado a cercare ricette che mi possano aiutare. Il ragù d'anatra è quasi pronto e mentre Cecilia sforna il suo profumatissimo pane, l'idea sorge spontanea e irresistibile. Possiamo fare un assaggio? Ovviamente la scarpetta è d'obbligo. Mm.
piacciono le, fare le marmellate. Ah. Quest'anno è successo che le more sono maturate tardi. Sì. No, sono maturate giuste, ma è il fieno che è venuto tardi. Allora sono andati in un campo che c'era ancora tutta l'erba alta e è arrivato il padrone del campo a tagliare l'erba, a fare il fieno, e gli ho detto, senta, posso, prendo un po' di more, disturbo, e mi ha detto, no, no, le prendo tutte. E poi un po' i buroni sono andata a Fanano, lungo la fondovalle, ci sono i baracchini che le vendono, sì. Però hanno anche quelli di scarto. Ah. Allora quelli di scarto o te li regalano oppure li paghi quel poco e... Mentre le tagliatelle cuociono, noi ultimiamo la preparazione della tavola. Tra poco sentiremo l'atteso richiamo familiare. Tutti a tavola! Con noi ci sono anche Francesca di Instagrammers Modena, Mario, il marito di Gabriella, Ennio, il marito di Cecilia e i loro due figli, Davide e Claudia. Ma adesso le farò una domanda che le sembrerà un po' strana, ma come hai imparato a cucinare? Con l'abitudine, la pratica, ho preso un po' da mia madre cucinava bene. Io non ho mai cucinato prima di sposarmi e dopo io ho altre due sorelle, loro dicono che ho preso io l'arte di mia madre. E che cosa gli fa la domenica? Sono delle borse perché vogliono sempre mangiare poco. Ah, tu sei attenta alla linea. I dolci che faceva mia mamma, che fa mia mamma sostanzialmente, nel senso che ho preso quelli che ho messo nel mio libro di ricette, li ho presi dal suo libro, quindi non mi sono discostata molto, e anche lei è molto brava con i dolci, ma non è la sua cosa preferita probabilmente, cioè a parte la spongata, lei diciamo che è più sul ragù, sulle cose di carne, e quindi non abbiamo una grandissima varietà di dolci. Faccio la crostata, facendo anche la pasta frolla, che quella insomma comunque è sempre una... La sicurezza viene sempre bene, cioè nel senso che se azzecchi delle dosi di uova, farina e zucchero e burro con cui ti trovi bene, dopo con quella viene un po' laboriosa fare la pasta, però poi sempre di risultato garantito, insomma. E una ricetta o qualche ricetta che le ha insegnato sua mamma? La spongata anche, che non ve l'ho parlata. Anzi, ce n'ho una, vado a prendere. E... mia madre la faceva, io l'aiutavo, ecco questa cosa qui, io tramandato mandolo, faccio la sua ricetta. Grazie di cuore a mamma Gabriella e Cecilia per la splendida giornata. Arrivederci a presto con una prossima puntata di A Pranzo con Ter.